Cheating, che tradotto dall'inglese significa agire in modo disonesto per trarne un vantaggio, in particolare nel gioco o in campo accademico. Andiamo, gente. Io ho barato, voi avete barato, abbiamo tutti barato in un modo o nell'altro, anche se ci sono diversi livelli nel barare che la maggior parte di noi è d'accordo nel dire che sono meno accettabili di altri, si può dire con certezza che una volta nella nostra vita abbiamo barato. Barare negli esami. Di certo è una delle prime cose che il termine vi porta in mente, non è vero? Sì, ho barato. Quasi tutti quelli dell'esame dei Chunin hanno barato. Scusate mamma e papà, ora sapete che vostro figlio è un ragazzo disonesto. Ma posso dire che la maggior parte dei test sono un metodo inadeguato per determinare il livello di comprensione di un argomento? La maggior parte degli esami sono costruiti per far rigurgitare informazioni in un certo limite di tempo. Sono fatti per testare la tua memoria e ok, ci sta a vedere quanto ti ricordi senza affidarti a un libro. Ma se si basa tutto sulla memoria, non incoraggia l'approfondire la conoscenza del contenuto, col risultato che uno studia per un esame per poi dimenticare tutto quanto per far spazio alle informazioni per l'esame successivo. Non stanno apprendendo il contenuto, lo stanno solo tenendo a mente in modo temporaneo per poi ripeterlo all'insegnante. Ma questo rende la persona istruita dall'insegnante un insegnato? Il termine cheating si può riferire anche al plagio, che è una cosa che ovviamente trovo inaccettabile. Non avete idea di quante volte le mie immagini e i miei video vengano ricaricati senza chiedermelo e senza credits. Mentre in un esame stai solo trasferendo informazioni dalla fonte al tuo cervello e sull'esame, il plagio è trasferire un contenuto dalla fonte ad un pubblico per poi dire «Questo è tutto mio e l'ho fatto io. Tutto da solo. Tutto io, baby!» E questo porta un sacco di confusione tra la gente. Non farlo è praticamente rubare, quindi chiedi, cita l'autore e vai con Dio, ok? Quindi vai su, basta mettere il tuo nome sulla roba degli altri, Cristo! Barare nei giochi può essere un po' diverso. Se stai giocando con amici, un certo livello di onore e sportività sono necessari per divertirsi. Quindi non barare! Che gusto c'è, scusa? Ho vinto perché ti sei fidato di me e io ho preso quella fiducia e detto vaffanculo, non avevo gli occhi chiusi quando eri andato a nasconderti, troietta. Anche quando giochi con sconosciuti, tipo online, e ammazzi tutti con i cheat, come fai a divertirti? L'unico motivo che mi viene in mente è che hanno bisogno di vedersi sopra gli altri così da potersi sentire un po' meglio con quella tristezza che sono loro stessi uccidendo brutalmente chiunque sul server. Che ne so. Usare i cheat è tipo portare una bomba a un corso per artificieri quando non c'è nessun corso per artificieri. Barare in single player? Fai pure. Se sei l'unico partecipante al gioco, barare sminuisce il valore della tua esperienza. Sono sicuro che gli sviluppatori del gioco avrebbero preferito che tu lo giocassi normalmente, ma se preferisci andare dritto alla fine, non sei nel loro target, probabilmente. Al gioco non gliene frega un cazzo se bari. Hai salvato la principessa in 2 minuti? Oh, fico! È quello che speravamo che facessi! È solo che credevamo ci mettesse tipo 10 ore o giù di lì, ma sì, va bene anche così. Posso farlo più in fretta. Devo farlo più in fretta! Ma che problemi ha? Credo che sia quello che definiscono uno speedrunner. E cheating si traduce anche con tradire in una relazione. E quello, io non riesco a capire come certa gente possa giustificarlo. Beh, stava facendo un po' lo stronzo l'altro giorno e poi ha cominciato... Ok, allora parlaci e apri un dialogo sui tuoi problemi come delle persone mature. Sì, ma lui è sempre uno stronzo e non mi tratta mai bene. E allora perché cazzo ci stai insieme? A meno che non ti tenga in ostaggio, in tal caso dovresti chiamare la polizia, non hai alcun obbligo a stare in qualcosa che non puoi sistemare. Forse se ti obbligano ad un matrimonio combinato, ma non sei mai stato d'accordo e non hai mai amato il tuo compagno, ma ami un altro e il matrimonio non è una cosa che puoi far saltare, allora ok, forse potrebbe essere uno dei pochissimi complicati casi in cui potrai comprendere il tradimento. Ma se è stata tua la scelta di avere una relazione, allora hai anche la possibilità di andartene, giusto? Giusto? Sì. Se non sei più innamorato di qualcuno, il trovare momentaneamente conforto in qualcun altro come risolve la situazione? E se non è temporaneo, perché non chiudere la pratica prima di passare alla prossima? Perché avere entrambi? Avete presente in un ristorante quando hai appena finito gli antipasti e la cameriera indica i piatti e dice «Posso portarli via, ragazzi?» Perché non serviranno molto dei piatti vuoti e avrei bisogno di spazio sul tavolo per la portata principale. Non è che farai «No, desidero che il piatto rimanga lì dov'è».
A meno che non mangiate antipasti e primo insieme. In quel caso la metafora non funziona. Ma il punto è questo: non sprecate il tempo altrui. So che fare domande su internet a volte può non essere la scelta migliore quando vuoi delle risposte sincere, perché trovi molti che cercano di fare i simpatici. Ma ho fatto un tweet chiedendo se c'è una situazione in cui tradire è accettabile. Già pensavo che non ci fossero, e posso dire con certezza che in molti erano d'accordo con me. Le persone che pensavano il contrario erano quelle che credevano nel combattere il fuoco con il fuoco. Se lei ti tradisce, tu puoi tradirla. Se ti fanno un torto, ripagalo con la stessa moneta. Se ti amano incondizionatamente con tutto il cuore, contraccambia quell'amore e fagli capire chi comanda. Prendi questo, stronzo! E grazie a tutti per aver visto questo video. Come al solito vi chiediamo, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un bel mi piace e magari un commento. Tipo, voi siete stati traditi? Avete barato? Fatecelo sapere, ok? Nel frattempo seguiteci anche su tutti gli altri social: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Twitch. Siamo ovunque, trovate tutti i link in descrizione. Detto questo, ci vediamo settimana prossima e ciao!